E io che pensavo che le mie battute fossero stupide. Dammi una ragione per non dire ai miei uomini di staccarti la testa. Ti va bene un trucchetto di magia? Adesso questa matita la faccio sparire. Ta-da! Ecco, è andata. Ah, e il vestito non è da 2 soldi. Dovreste saperlo, l'avete pagato. Siediti. Voglio sentire la sua proposta. Rimettiamo gli orologi indietro di 1 anno. Questi poliziotti e avvocati non osavano sfidare neanche uno di voi. Ma allora, cos'è successo? Vi sono cadute le palle? Vedete, un uomo come me... Un mostro. Un uomo come me... Ecco, sentite... Io lo so perché voi scegliete di fare le vostre sedutine di terapia di gruppo in pieno giorno. So perché avete paura di uscire la notte. Batman. È che Batman ha mostrato a Gotham la vostra vera natura, purtroppo. Dent, lui è solamente l'inizio. E per quanto riguarda il televisore, il piano del cinese, Batman non conosce giurisdizioni. Lo troverà in qualche modo e lo spremerà. So riconoscere uno che si fa spremere a prima vista. E... Che cosa proponi? È semplice. Dobbiamo uccidere Batman. Se è così semplice, allora perché non l'hai già fatto? Se sei bravo a fare una cosa, mai farla gratis. Quanto vuoi? La metà. Tu sei pazzo. No, per niente. No, per niente. Se noi non ce ne occupiamo subito, adesso, presto, il piccolo Gumball, qui, non troverà più neanche un nichelino per nonna Gumball. Questo clown parla troppo! Vediamo di non far scoppiare un gigantesco pasticcio. Pensi di poterci rapinare e passarla liscia? Sì. Spargete la voce. Io pago $500,000 per la testa del clown. 1 milione se è vivo. Così posso insegnargli le buone maniere. Allora, sentite. Perché non mi date un colpo di telefono quando volete cominciare a prendere le cose un po' più seriamente? Vi lascio il mio biglietto. Mm-hmm.